Si parlava di stringere la cinghia ed ecco che il colpo è arrivato. Un nuovo DPCM che impone da oggi nuove restrizioni. Attività sospese per palestre, piscine, ristoranti con 4 persone al tavolo e che chiudono le saracinesche alle 18. Per le scuole stabilito il 75% di didattica a distanza, con oltre 3 milioni di studenti che rimangono a casa. Tornano inoltre le raccomandazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Limitare il più possibile gli spostamenti. Tra comuni, non spostarsi se non per motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Un pugno sul tavolo da parte del governo, mirato a contenere i contagi in continuo rialzo e che in molti hanno definito semi-lockdown. E mentre sul decreto piovono critiche da parte di chi ne viene maggiormente penalizzato, vediamo che cosa ne pensano i fanesi di queste nuove restrizioni. Secondo lei ci siamo meritati questo semi-lockdown? Sì, perché c'è gente che non ha seguito quello che gli è stato chiesto di fare e quindi di conseguenza siamo arrivati a questo punto. Per fortuna non come a marzo, speriamo di non arrivarci. In parte sì, in parte forse le misure sono state un po' troppo strette per alcuni settori, sono un po' preoccupata per quello, però era necessario, vista la situazione delle terapie intensive, degli ospedali. Come fanno, sinceramente? Va in ferie il virus alle 6 non c'è più? Il virus circola sempre se c'è il virus. Lo dice a me che c'è un'attività, anche no. Non siamo d'accordo, assolutamente. Però io credo che tutto quello che è il benessere, che può essere una palestra, un centro estetico, una spa, comunque è in questo momento che uno ha bisogno, veramente, perché la gente va fuori di testa. C'è altri modi, per secondo me. Poi ecco, prendere di mira alcune attività, non so per quale motivo. C'erano troppi assembramenti, quello è vero, però dovevano cominciare a battere prima su questo fatto, soprattutto quelli molto giovani. Cioè, ho visto delle scene io assurde, c'era una via stretta con un locale dove praticamente la via era chiusa da un centinaio di ragazzi, uno attaccato all'altro, e dopo porta a queste cose. Un po' è colpa nostra, non dobbiamo smettere di dire che è colpa degli altri. O che è colpa di qualcuno che sta più in alto. In generale la colpa è la nostra, capito? È data dai nostri comportamenti. Abbiamo esagerato quest'estate e adesso si paga un po' la conseguenza di quello che è stato. Ma che cosa abbiamo sbagliato per ritrovarci in queste condizioni, secondo me? Niente, non credo proprio che non abbiamo sbagliato niente. È che dietro sicuramente c'è qualcosa che noi non conosciamo. Se lei considera per esempio il non uso dell'app Immuni, che è l'unico metodo di tracciamento serio, gli italiani se ne sono bellamente infischiati, non il sottoscritto. In Cina, per fare il parallelo, se tu non hai l'app installata, ti sorprendono non avendola, vai addirittura in galera. Tracciamento 100%. Infatti non hanno casi. Uno bronto a priori o per quello che fanno, quello che sta facendo il governo. Voi cosa fareste?